Ehi, Pierre, scusa! Ho interrotto la prova. Dica. Ci troviamo a casa di Pierre Manchi. Un grande. Un amico. Una persona. Una bella persona. Pierre, illustraci un po' il tuo mondo. Il mio mondo interiore. Il mio mondo interiore è simile all'acqua. All'acqua dello scarico, del cesso, perché mi fa lascio fluire a ciò che penso di essere, a ciò che mi piace, a ciò che è, sono sciuro un altro, a ciò che sento, a ciò che mi fa capito? Chiarissimo, Pier. Stasera, Pier, io vedo delle cose meravigliose in giro. Grazie. Dietro di te c'è un personaggio. Kit Goodman. No. Ah, no, Kit è un personaggio sicuramente, ma per il momento, Kit, scusa un attimino, ma io continuo con Pierre. Dica, dietro di te, sì. Vedo un... chi è? Ci vuoi questo spiegare? Non è il trans di Pierre Maché, ma è mia figlia. Aveva anche gli occhiali, ma glieli ho tolti. Perché così si vedono belli gli occhi azzurri che ha. Praticamente lei la utilizzavo per suonare con me in strada. Però... e fai solo fotografie, fai fotografie, fai selfie. Ah, fai selfie! Fai selfie, vai qua. È vero. E praticamente lei passava la gente, diceva, vedevano che l'altro figlioletto mio muoveva il cucchiaio sul pendolino, quindi mi aiutava a suonare. E vedevano che lei invece non faceva niente, faceva solo la fotografia. Allora la gente diceva, ma questo non fa niente. Riur, sembra la stessa cosa. Allora, amici, se no, allora, quello che sta sopra, macchiettino, però la già picchiava perché non si... va a pia, va. Vola a volo. Sì, a volo. Macchiettino con delle lenti. Ah, non le mise le lenti, ne? Ecco. Ci vedete qua, già la pizza. E lui suona il pendolino. Alza caccavelle, te. E che ci fa caccavelle, ma? Perché lui... aiuta, dai, quando ha potuto la giallice? Mi ha sciacquato tutti i testi. Lui è piccolo ancora, non ha capito ancora niente. Lui si chiama Marzi. Come si chiama? Marzi. Perché lui l'ha battezzato così perché sembrava un marziano quando stava nascendo. E lui è il mio direttore d'orchestra. Lui mi dirige. Possiamo fare anche che mi dirige adesso, da qua. Fa. Vediamo un po', Marzi, ti ricordi come si fa? Ed ecco un altro angolo di Pier. Che era sta cosa, Pier? Allora, questo era il mio motorino per 2-3 anni fa. L'angolo di... questo ero io in versione più macchiettistica classica. È il primo Pier Macchiè, cioè il cilindro. Ah, io vedo due hit meravigliosi. E poi, sì, si bello piscio e latri. Ma un accenno a una e all'altra mi ce la fa sentire, vedi? Va bene, subito. Io canto canzoni per strada e la gente mi dice così. Sei bello piscio, sei bello piscio, sei bello piscio, piscio. Sei bello piscio, sei bello piscio, sei bello piscio, piscio. Son bello e son bravo, un cretino son bravo, ma il pubblico adesso mi dice così. Sei bello piscio, sei bello piscio, sei bello piscio e piscio. Grande via. E quell'altra è la tri. Questa è un'altra hit, Hit? Una hit. Ah, una hit. Si dice così, vieni. Che vuoi? A così è. Hit. Ladri! Azzo! Ladri! Ladri, sta storia di mio fratello che si taglia il naso con un coltello per sembrare più bello, per fare il grande fratello. Ladri, sta storia di mio fratello che uscì da casa senza cappello, pioveva era senza l'ombrello e si bagnò tutto il cervello. Signore e signori, Pier Macchiè! Romantico piscione! Un musicista!
c'è sbagliato! Allora, Pieri, è mo una cosa dedicata a noi due. Tu sai già quello che mi fa. Sì, sì. Grazie, Pieri, grazie. Grazie, bimbo faccio!